Io fin da piccola ero una bimba sempre agitata, che non voleva mai stare ferma. Volevo fare danza, ho fatto danza proprio da piccolissima, poi però le circostanze della vita mi hanno fermato e poi nel 76 a Montreal mi innamorai di Nadia Comaneci alla televisione, questa bambina meravigliosa che saltava e quindi ho iniziato a voler fare ginnastica. L'artistica non andava bene, ero troppo grande, di età, e allora ho iniziato con la ritmica, è stata la mia vita. Ma mi ricordo che nel gruppo delle bambine, proprio le piccole che iniziavano, quindi ancora abbastanza incapaci, diciamo, sono stata scelta per iniziare l'attività agonistica. E l'allenatrice che mi scelse era meravigliosa, era proprio l'ideale di amica, mamma, tutto quello che io potessi desiderare. E devo dire che si è rivelata essere veramente così e tuttora, insomma, ci siamo ritrovate. Lei mi ha aiutato proprio a entrare in un mondo nuovo che poi è stata veramente la mia casa per tanti anni. Ma io ho fatto tantissimi anni di agonismo, per cui proprio la ginnastica la vivevo tutto il giorno, tutti i giorni della mia vita. Per cui già lì avevo deciso di continuare una volta smesso l'agonismo come insegnante. Poi dopo, invece, smettendo l'attività agonistica, ho scoperto che anche in teatro quello che io conoscevo dello sport poteva essere utilizzato. E poi proprio il desiderio di avere un gruppo mio con il quale portare avanti un mio progetto, però che avesse proprio la matrice, la mentalità sportiva, quindi proprio la squadra, il gruppo. E da lì anche la scelta del nome della compagnia che potesse essere identificativo di un gruppo, quindi non Giulia Staccioli Dance Company, ma un nome che potesse diventare veramente un po' un luogo. Quando mi fermo a riflettere, mi spaventa sempre un po' il ruolo che io ho, perché mi accorgo a volte di essere davvero in una posizione quasi, no, decisionale per le loro vite, no? O di qui o di là, no? Anche dando solamente un semplice suggerimento, mi rendo conto quanto peso può avere quel suggerimento che do, no? E quindi la responsabilità che nel mio ruolo tante volte sento di avere, a volte un pochino mi spaventa. Però poi mi accorgo che invece la parte che proprio amo è riuscire a mettere la mia esperienza a disposizione dei ragazzi e contribuire quindi nella loro crescita, perché insomma le esperienze le fai, non le racconti. Quindi però nel momento in cui li spingi ad avere loro delle esperienze che tu sai già in parte dove possono arrivare, puoi essere veramente un grandissimo supporto. Per cui credo che un educatore debba avere veramente la grande capacità e voglia di essere sempre in ascolto, superando la difficoltà di mettere poi in modo troppo forte il proprio ego, la propria vita davanti a quella degli altri, ma prenderla come riferimento per quello che ha significato per ciascuno di noi. Però poi essere aperti a capire in che modo guidare ciascuno sulla propria strada, non sulla nostra che abbiamo fatto, no? A ripercorrere gli stessi passi. Però ecco, questo duplice aspetto, quindi di grande contributo che si può dare, ma nello stesso tempo anche di grande rischio, no? Che a volte invece corriamo nel dire magari delle cose non corrette, mi affascina. E il legame che si instaura con i ragazzi, comunque in una fase così di formazione e di crescita, è meraviglioso, stupendo. Io da quando ho aperto l'accademia ho la possibilità di vedere bambini dai 5 anni fino agli adulti, ai professionisti, quindi veramente tante realtà diverse proprio di vita. E quindi è anche bello trovarsi sempre un po' nella necessità di declinare, no, le proprie conoscenze, il proprio modo di relazionarsi in base all'interlocutore. E quindi anche far passare certi messaggi, certi significati di quello che si sta facendo con le giuste parole fa parte del bello, no? di questo mestiere. E soprattutto la parte bella è vedere le risposte a quelle che sono le provocazioni e i vari passaggi del percorso che tu proponi. E poi si parla di corpo, il corpo parla e non mente mai, e quindi lì che dicevo, l'osservare, il mettersi in ascolto, non tanto delle parole quanto proprio di quello che esce dal lavoro del corpo. Se penso a giovani e sport, penso a
a energia, penso a passione, penso a condivisione, penso a regole che soprattutto in una fase della vita sono fondamentali. E in un momento soprattutto come questo credo che lo sport possa insegnare molto il rispetto, e il rispetto delle regole, il rispetto degli altri, dell'avversario, perché comunque lo sport è competizione, per quanto poi dopo uno decida di non competere, però è sempre mettersi in gioco e confrontarsi. Lo sport nasce con questo pensiero, e quindi proprio i giovani dentro questo li vedo in qualche maniera quasi in un contenitore protetto, no? Dove c'è il bianco e c'è il nero, e quindi in base a quello comprendere poi quali possono essere le sfumature di grigio da seguire. Per me lo sport ha un grandissimo valore sociale. È un grandissimo valore sociale perché lo sport vuol dire accettazione. Se tu decidi di intraprendere uno sport è perché tu accetti di quello sport tutto quello che quello sport ti dà. Parlavamo di regole prima, e credo che accettare quello significa poi accettare tutto quello che è dentro quel contenitore, per cui il rispetto appunto per l'avversario, la collaborazione, l'accettazione delle persone che con te contribuiscono a far sì che quella cosa avvenga, sia che sia uno sport di squadra sia che sia uno sport individuale. Quindi questo permette a persone di ogni ceto sociale, di ogni razza, di ogni credo, di poter condividere. Quindi credo che lo sport abbia questo grandissimo valore, la condivisione.